Benvenuti amici di Fan Week per questo nuovo appuntamento di ore 15, una puntata fatta di lacrime ma anche di tensione. Ebbene sì, perché parliamo di quello che sta succedendo, che meglio è successo ormai in Rai. Un sacco di addii, un sacco di nuove entrate, hanno mischiato ben bene le carte. Quindi di addii strappalacrime e di addii un po', come dire, tesi, ne parliamo con Alessia Malorgio, la responsabile editoriale di Fan Week. Sto Ciao, piangendo, Alessia. Sto piangendo per gli addii. Tempo di cambiamenti, Rai, grandi manovre, quindi addii eccellenti, volti che arrivano e comunque gli addii, insomma, sono sempre strappalacrime, per quanto appunto uno possa decidere insomma il proprio futuro, però comunque indovina un po' il primo addio, qual è il primo addio alla Rai? Ma senti, è stato uno molto molto commosso, ammettiamolo. Brava, sì, ha a che fare con la cucina, quindi pentoloni, cucina. Beh, vediamo se azzeccano mettendo la fotografia, se indovinate di chi stiamo parlando. Tra un nuovo sbattuto e un altro. Eccola qui. E dopo 19 anni e mezzo finisce la prova del cuoco, quindi Eliseo Sordi ha dovuto salutare i telespettatori. È un addio, insomma, un doppio addio sia per la conduttrice ma anche proprio per il programma, che ha fatto compagnia insomma agli italiani, agli spettatori per tanti anni. Purtroppo il programma non è andato come si voleva, insomma ha avuto un calo sempre più netto, addirittura anche l'ultima puntata ha fatto 11,3 milioni di spettatori, quindi davvero pochini nonostante fosse l'ultima puntata. E quindi Eliseo Sordi ha dovuto abbandonare, dicendo che comunque questo non sarà un addio ma un arrivederci. Di fatto comunque lei la vedremo a Ballando con le Stelle, quindi dalla cucina insomma alle piste da ballo il passo è breve, quindi la vedremo esibirsi con i ballerini, vediamo un po' cosa ne esce. Diciamo, dopo aver danzato fra i fornelli insomma. Brava, sì, può sì, andare sì, a sì, ballare sì, tranquillamente sì, infatti. Il fatto che comunque sia, anche se ormai è da un po' di tempo che non c'era più il volto di Antonella Clerici alla prova del cuoco, se questo magari in qualche modo... Ma lei infatti, Antonella Clerici, si è un po' ripreso quello che era suo, insomma, si è ripreso quello che è nostro, perché infatti la rivedremo in autunno nelle sue cucine, la cucina della sua Casa del Bosco, non so se hai mai visto la Casa del Bosco di Antonella Clerici, di tutto rispetto, è davvero bellissima, quindi cucinerà da lì. E quindi sarà un format nuovo, sempre a che fare con la cucina, però comunque interessante. Ecco, Roberto dice: qui colpa della Clerici, un tantino gelosa. Ma secondo me alla fine ha amato sempre questo programma, infatti lei l'ha prodotto, Antonella Clerici, insomma è stata lei a portare la prova del cuoco in Rai. Quindi comunque era suo il programma, poi è uscita incinta, quindi varie vicissitudini, e quindi comunque. Ecco, si è bloccata Alessia. Sicuramente, eccola. Alessia, scusa, ti abbiamo perso mentre dicevi che probabilmente sì, effettivamente la Clerici lo ha sentito suo questo programma, infine sì, con questa gravidanza. Sì, quindi comunque si dovrà riprendere, cioè lei dovrà riprendere un po' le redini della programmazione. Insomma il programma sarà diverso, quello della Cucina del Bosco, però comunque è un qualcosa che spettava a lei. Eliseo Sordi ha solo insomma portato avanti un programma e una gestione nel tempo. Forse comunque per Eliseo Sordi si possono aprire settori dove sarà sicuramente più a suo agio. Alla fine è stata molto brava nel condurre la prova del cuoco, chiaramente però era un programma che si era costruito appunto per un'altra persona. Sì, su misura di Antonella Clerici, sì. Poi c'è stato un altro addio, se vogliamo, anche quello comunque commovente, dai, è ancora commovente, lo possiamo dire. Un altro addio invece appunto anche abbastanza... Ti abbiamo riperso. Sì. Sì, anche se il programma comunque era recente, il programma era recente, quindi era Vieni da me su Rai 1 al pomeriggio, faceva insomma da Guerra e da
uomini e donne, e non è mai stato chissà quanto seguito, quindi anche questo insomma ha avuto un po' di flop negli ascolti. E appunto è Caterina Balivo ha detto basta al programma, perché ha bisogno di nuove avventure, e quindi anche se comunque appunto c'è questo tweet di Maurizio Costanzo, del profilo parodia di Maurizio Costanzo, che dice ti prego torna, vogliamo insomma un pomeriggio TV, ti vogliamo in TV e quant'altro, però comunque lei invece ha dichiarato, dice basta, ho fatto 100 puntate, basta con Vienita a me, ho bisogno di altre, diamo spazio ad altri. E quindi ha detto insomma stop alla Rai. Si parla forse di rumors legati a programmi Sky, ma insomma, a vedere, non c'è ancora nulla di certo. Tra l'altro Caterina Balivo ha condotto un programma stupendo durante tutto il lockdown sul suo profilo Instagram, dove parlava di libri, c'era anche il marito che l'aiutava, si confrontavano, insomma era molto bello. Chissà che poi noi la ritroviamo in questa versione, no, su altri canali. Può essere, sì. Roberto è molto attento su Clerici e quant'altro, dice avevo letto che forse il nuovo programma non sarebbe stato prodotto perché costi troppo alti, e invece forse hanno trovato una soluzione, evidentemente potrebbe andare tutto quanto in porto. Roberto, no, allora guarda Roberto, ti possiamo dire che vai viene l'audio. Possiamo dire che i palinsesti autunnali comunque della Rai verranno presentati il 7 luglio, quindi mai dire mai, può essere pure che ci ripensano, quindi comunque il 7 luglio saremo tutti davanti al PC a vedere la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, per vedere che cosa accadrà. E invece arriviamo qui. Brava. Aspettavamo lo scontro perché insomma l'aria, l'atmosfera era molto molto tesa, lo scontro non c'è stato, c'è stato comunque diciamo una parvenza di civiltà almeno davanti alle telecamere, poi insomma la questione sta andando avanti invece e fa molto discutere fuori dalle telecamere. Stiamo parlando di loro due, vedete, guardate la coppia del momento. Ci eravamo tanto amati, ma chissà se si erano amati realmente. Frecce, veleno, bah. Vediamo. Sembravano così pacifici in TV, ma invece secondo me dietro le guide avevano un arco con le frecce. Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Insomma, ecco, ci eravamo tanto amati. Alessia, che è successo? Allora, Lorella Cuccarini, come sappiamo, insomma, ha condotto un anno della Vita in Diretta con Matano e ha cercato comunque di condurre, nonostante la pandemia e quindi il coronavirus, quindi ha avuto anche un momento abbastanza complicato di conduzione, e, però purtroppo è finito, insomma, è stata diciamo, cacciata, tra virgolette, si vocifera per le sue politiche sovraniste, questo però, insomma, noi riportiamo solo i rumors che sentiamo in rete, e quindi comunque lei non condurrà più la Vita in Diretta, si dice appunto che sarà Alberto Matano a condurlo da solo, e addirittura è stato creato un hashtag con io sto con Lorella, perché questo ha creato davvero il putiferio sui social, appunto tantissimi fan, telespettatori che hanno parlato comunque di una conduzione e di anche di ascolti abbastanza buoni per il programma, e quindi tutti quanti dicono ma come mai insomma c'è stata questa cacciata di Lorella Cuccarini. Tantissimi conduttori hanno anche appoggiato questo, insomma, questa sua uscita dalla Vita in Diretta, dicendo appunto che ad esempio Simona Ventura ha messo un mi piace al profilo parodia di Maurizio Costanzo, che appunto esprimeva solidarietà a Lorella Cuccarini. Simona Ventura fa parte della scuderia di Lucio Presta, quindi comunque l'appoggio ci può essere stato perché fanno parte insomma della stessa scuderia, però comunque anche ad esempio che Luigi Diaco ha dichiarato appunto che comunque Lorella Cuccarini è una professionista che lavora con passione e correttezza, o anche Salvo Sottile ha dichiarato che usare l'alibi della politica per annacquare 30 anni di mestiere è davvero ingiusto, quindi comunque tutti i conduttori hanno cercato di appoggiare Lorella Cuccarini e comunque cercando di dire perché l'avete cacciata, perché cosa è successo, come mai. E comunque Lorella Cuccarini non ha esitato a mandare anche delle
Ci sono stati, ecco, abbiamo un problema, è sparita il collegamento con Alessia. E se è vero che c'è stato tanto sostegno nei confronti di Lorella Cuccarini da parte di tanti del mondo dello spettacolo, è vero anche che c'è stato anche tanto sostegno nei confronti di Matano. Perché? Perché la Cuccarini a un certo punto nel salutare, nel dire appunto che finiva la sua esperienza, la vita in diretta, ha usato delle parole anche forti nei confronti appunto del compagno di avventura, perché ha detto grazie Alberto, questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto, ha preso un po' di giro e poi ha detto con l'ego sfrenato e con l'insospettabile maschilismo di un collega di lavoro esercitato più o meno sottilmente ma con determinazione costante, talvolta alternato ad incredibili e mai crudele, credute dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui, e se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi all'Abruzzone. Queste le parole di Matano, sì, di Matano, scusatemi, della Cuccarini. Alessia, sei tornata? Eccoti, ti abbiamo ritrovato. Purtroppo forse ci stanno boicottando, non so chi, se una parte o l'altra, ma non riusciamo a connetterci, a trovarci. Comunque, Chissà, eppure eravamo a favore di tutti e due noi. infatti, noi non vogliamo far guerra a nessuno, siamo pacifiche, abbiamo solo di portare i fatti, non, per cortesia, non ci boicottate. Allora, tu cosa stavi Alessia, appunto raccontando? io ho raccontato un po' che cosa è successo. Stavo dicendo appunto della lettera della Cuccarini e del sostegno che si è diviso un po' a favore di Lorella, un po' a favore di Alberto. Volevo far vedere i tweet. Se ti va, li facciamo Ok, vedere insieme. vai. Eccolo. Sì, allora questo è Matano che a Domenica Inn appunto ha avuto parola di stima nei confronti di Lorella Cuccarini, dicendo appunto che senza il supporto di Lorella Cuccarini, che è una partner straordinaria, sarebbe stato ancora più difficile raccontare questi mesi della vita in diretta. Queste parole però non sono piaciute a Lorella Cuccarini, perché comunque lei ha detto proprio nella lettera che ha scritto che non ha mai creduto a queste incredibili parole di stima da parte di Matano, quindi comunque ha messo proprio il dito nella piaga, quindi lei non ci ha creduto, e comunque infatti molti anche sui social dichiarano che lui abbia voluto mandare via Lorella Cuccarini per condurre da solo la vita in diretta, quindi per essere l'unico uomo della trasmissione, l'unico conduttore della trasmissione. Comunque anche Cuccarini, non so il prossimo tweet qual è, se è appunto quello della legato a Cuccarini, ah, questa è della Crescimbene, che invece ha difeso Alberto Matano, dicendo che lei ha lavorato per 10 anni con Alberto Matano, e veramente parlare di maschilismo legato ad Alberto Matano è veramente assurdo ed è una comica. Quindi comunque lei si è trovata benissimo con il giornalista. E qui invece c'è Lorella Cuccarini che proprio ieri ha forse mandato anche un'altra frecciatina velata a Alberto Matano, perché ieri era il compleanno di Columbro, 70 anni ha compiuto, e lei nell'occasione insomma di fare gli auguri a questo suo grande amico e anche collega di lavoro per tanti anni, ha scritto questa frase: gli anni televisivi vissuti insieme sono ancora tra i più spensierati e felici. Quindi vuol dire che la vita in diretta non è stata un'esperienza né spensierata né felice, quindi Alberto Matani ha avvisato. E mi ha appunto detto: buon compleanno, amico mio, oggi è una tappa importante, grazie per la tua amicizia. C'è chi appunto ha, dimmi. No, mi viene in mente adesso che gli anni più spensierati e felici erano con Columbro. Mi viene in mente che la Cuccarini non ha avuto un'esperienza felice nemmeno con Heather Parisi. Brava, brava, infatti sì, infatti sì, Come ci infatti. vuole dei sospetti? Ma infatti dicono che forse come vorrebbero, insomma, la Rai non vorrebbe lasciare Lorella Cuccarini, quindi comunque la vorrebbe tenere, insomma, in Viale Mazzini. E dicono che forse si parla di un programma insieme a Pippo Baudo, quindi un fantastico, non so se ti ricordi appunto il suo storico programma. Speriamo che non arrivi Eder Parisi, perché sennò veramente lì ne vedremo proprio delle belle, perché se ritorna anche Eder Parisi, insomma. Sappiamo come è andata a finire l'ultima querela tra Parisi e Cuccarini, quindi
diciamo, immaginare. Però in merito a Columbro, alcuni spettatori hanno detto fate uno sgarro alla RAI e quindi prendetevi la coppia Columbro-Cuccarini e mettete dietro al bancone di Striscia. Potrebbe essere una coppia abbastanza, secondo me, può andare d'accordo, insomma, simpatica per Striscia, ma penso che la RAI non lasci, insomma, la Cuccarini andare via così, anche perché sennò veramente sarebbero delle critiche feroci, peggio di quelle che ci sono state. Quindi... Anche perché al di là di tutto, oggettivamente, poi personalmente possono avere le loro divergenze, non essersi trovati, però Lorella Cuccarini è molto brava, è una professionista, è seria, ha un bel modo di condurre, per cui... Vero, è vero, no, perché anche comunque la vita in diretta non ha avuto, insomma, ascolti deludenti, giustamente ha dovuto lottare contro Barbara D'Urso, Pomeriggio 5, quindi comunque un programma che da anni è lì e che comunque ha sempre avuto ottimi ascolti, però se la sono cavati bene, quindi infatti secondo me non dovrebbero perderla, poi appunto, ne possiamo dare un consiglio più di questo. Esatto. Noi comunque stiamo con Lorella e stiamo con Alberto Matano, entrambi, esatto. Non ci devo capire più. Corrado non è d'accordo, dice Cuccarini e Parisi, dice non Parisi. Si possono vedere fra loro due, e invece si auspica appunto un ritorno di Columbro, perché sarebbe Columbro sicuramente. Ha tanto detto, appunto, ha tanto criticato la TV, perché dice dopo il mio ictus, dice non ho più avuto possibilità di lavorare, ora a 70 anni è un po' difficile recuperare, però comunque ha detto mi vedo proprio abbandonato, e quindi anche per lui, insomma, non è stato un periodo facile. Roberto invece continua a sostenere, dice la Cuccarini non deve fare sempre la prima donna, perché altrimenti va a scatafascio un po' tutto quanto, perché appunto riferendosi al fatto che anche con Eder Parisi le cose erano diventate tutte. Mamma mia, su Instagram, sui social si sono dette di tutti i colori. Poi Eder Parisi non è una che appunto sta zitta, ma nel suo modo molto pungente riesce, insomma, a centrare bene l'obiettivo, quindi saremo a vedere come andrà a finire. Comunque fatto sta che se comunque riuscissero a mantenere Cuccarini alla RAI, dare un programma come Fantastico potrebbe, insomma, essere una buona chance per lei, e rivedere comunque un programma che ha avuto ottimi ascolti in passato potrebbe essere una buona scelta anche per la RAI. Assolutamente, potrebbe anche essere appunto un ritorno a una continuazione a proporre dei programmi di qualità. Fantastico era un varietà veramente straordinario, insomma, sì. C'erano soluzioni, ospiti belli, ma c'era anche un corpo di ballo straordinario, quindi insomma era veramente un programma molto ricco, complesso, vario, sì, molto, molto bello, e quindi sì. Insomma, speriamo. Va bene. Fantastico, era fantastico, ci scrive la nostra Alessandra Zoia della redazione, ovviamente, quindi insomma vedo che siamo tutti quanti d'accordo su questo ritorno. Alessia, l'appuntamento è al 7 luglio per vedere. Speriamo che va tutto bene, che non succeda più nulla, speriamo, incrociamo le dita. Incrociamo le dita, invece noi ci rivediamo lunedì prossimo, ovvero il 6, e insomma avremo altre chicche e altri gossip. Ora metto al lavoro, comunque su Fanwik trovate l'articolo e poi vedremo anche il video con tutte le, insomma, le vicissitudini tra Alberto Matano e Cuccarini, quindi andate lì sul sito e vedrete tutte le notizie. Così restate aggiornati e capite di cosa stiamo parlando, ecco. Ale, io ti ringrazio tantissimo, ci vediamo lunedì, cariche come sempre, ovviamente. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Bene, la puntata di oggi finisce qui, problemi tecnici, ma noi non ci importa, noi resistiamo, siamo forti, rimaniamo qua e noi andiamo invece d'accordo, non mandiamo lettere a nessuno, funzioniamo molto bene, e quindi proprio in virtù di questo io ringrazio la straordinaria redazione di Ore 15, ovvero Alessia Valor, Giannarita Canalella, Alessandra Zoia, Marta Volterra, ringrazio ovviamente HF4 che produce il format, e vi aspetto venerdì per lo speciale dedicato a Roma. Non mancate, ciao!